A colloquio con la Costituzione. Dicevamo che questo autore è un magistrato, Michele Del Gaudio è un magistrato. Invece di fare un saggio, quindi di fare un libro in cui mettersi a parlare e commentare la Costituzione da solo, ha deciso di, come dire, scrivere magari quello che lui stesso fa, in un certo senso, in università con i suoi alunni universitari, magari tante volte, cioè discute della Costituzione. Ecco perché ha colloquio con la Costituzione, perché in queste pagine lui ci parla anche di quelle che possono essere le riflessioni di noi, no? Stessi studenti, insomma, leggendo il testo della Costituzione. Guardate, magari leggere, come è capitato a lui, solo una piccola parte di un articolo importantissimo della Costituzione porta a delle riflessioni, ci porta anche a noi a riflettere, a reagire, no, di fronte a queste parole e a capire se queste parole sono così qualcosa di teorico oppure hanno a che vedere con la nostra vita. La Costituzione italiana è stata, come sapete, promulgata il 1 gennaio del 48, perché ne abbiamo già parlato. Nel 46, quindi, gli italiani e le italiane per la prima volta, dicevamo, ricordavamo che nel 40, il 46 è la prima volta che le donne hanno potuto votare, hanno eletto l'Assemblea Costituente, cioè hanno eletto, diciamo, i deputati, i senatori che si sono ritrovati per scrivere questo testo fondamentale, la nostra legge fondamentale, no? La Costituzione. Abbiamo già detto anche la volta scorsa che praticamente nello stesso anno è stata fatta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. E quindi erano anni in cui, cioè, per fortuna gli uomini si sono ritrovati dopo la tragedia della guerra. Ci devono essere delle tragedie per capire, guarda un po', per capire quali sono i diritti degli uomini, quali sono le cose più importanti che ci uniscono. Questo è avvenuto, nella storia. E in particolar modo noi leggeremo adesso un articolo che è molto importante, perché ci fa capire che i diritti sono collegati fra di loro, non possiamo garantire certi diritti se non ce ne sono degli altri. Che cosa dice infatti Michele Del Gaudio ai suoi studenti, diciamo? Mano a mano che ci addentriamo nel testo della Costituzione, l'attenzione e l'interesse dei ragazzi sembrano crescere. La lettura dell'articolo 3 ci riporta a un'idea di difficile attuazione, l'uguaglianza. Tipicamente l'articolo 3, il primo articolo 1, Repubblica fondata sul lavoro. Nell'articolo 3, poi dopo nel prosieguo dell'articolo, si parla di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alla gente di poter usufruire di questi diritti, di queste libertà. Ma l'inizio dell'articolo 3, ecco, a Michele Del Gaudio è sufficiente leggere l'inizio dell'articolo 3 per iniziare un dibattito con i suoi studenti. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Solo il primo comma, che vuol dire solo la prima parte dell'articolo 3, è già tutta piena, ricca di parole, dense di significato, perché qua sono richiamati tanti diritti, non uno solo. Ecco un altro perno della democrazia e della nostra Costituzione. Siamo tutti uguali, ecco cosa dice questo articolo, siamo tutti uguali, nessuna discriminazione, cioè non è che uno è più importante dell'altro, non ci può essere nessuna disuguaglianza, disparità di trattamento fra gli uomini, per nessun motivo al mondo, e vengono indicate delle situazioni particolari. Adesso riflettiamo sulle parole, per esempio si dice senza distinzione di sesso, il sesso. Purtroppo in questo settore il cammino è ancora lungo. Molto si è fatto per la parità uomo-donna nel rapporto di lavoro, ma ancora numerose sono le sperequazioni, cioè ci sono numerose disuguaglianze ancora fra uomini e donne, cioè malgrado ci sia questa proclamazione, questo proclama di diritto teorico, poi di fatto c'è ancora questa disuguaglianza. In una società maschilista in cui comunque continua a prevalere per tradizione. Pensate alla questione del cognome che viene dato perché è il cognome del padre, non della madre, eccetera, eccetera, che ha visto punte di femminismo esasperato, effettivamente, comunque in certi
certi momenti della storia, qualche decennio fa, ad esempio, le rivendicazioni sono state un po' spinte all'eccesso. C'era una manifestazione in cui, insomma, c'erano slogan, per esempio ai miei tempi c'erano movimenti di femministe e dicevano, non so, c'erano cartelli del tipo l'utero è mio, ne faccio quello che voglio e tante altre manifestazioni, diciamo, anche un po' esasperate. Ora si sta assestando su principi più giusti e solidi, cioè ora, diciamo, questo, il femminismo è diventato non più qualcosa di radicale che è appannaggio solo di gruppi esagitati o come dire, in certi casi anche addirittura violenti, ma è patrimonio di tutti, diciamo, almeno la ricerca di questa uguaglianza, quella che si chiama le pari opportunità, no? La discussione si fa accesa e vede protagoniste le ragazze del gruppo. A questo punto, quando il professore legge questo articolo, intervengono le ragazze del gruppo. Vengono delineate le prevaricazioni del maschio nella famiglia, nella società, nel lavoro, nelle istituzioni. Si parla oggi molto, moltissimo, ad esempio, di violenza contro le donne e di femminicidio, quindi di episodi di cronaca in cui, cioè, capita di sentire che addirittura delle donne sono state uccise dal loro marito o dal loro compagno, eccetera. Poi stiamo dicendo quindi di le prevaricazioni nel lavoro e quindi diciamo che sono comunque privilegiati gli uomini. Talvolta magari le donne sono più preparate, da un punto di vista culturale studiano di più, ma comunque poi non si sa bene perché e come mai sono sempre i maschi in sostanza ad avere posizioni di rilievo, pensate per esempio alle quote rosa del Parlamento, comunque sono sempre di più, che ne so, deputati o senatori maschi rispetto alle femmine. I tabù sessuali, sesso, la morale, sesso, la religione, la libertà sessuale, la violenza sessuale, il delitto contro la persona e non contro la morale, l'omosessualità, insomma, iniziano a discutere di tutti questi argomenti correlati con questo diritto, diciamo, con questa eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza di sesso di cui parla appunto l'articolo 3 della Costituzione. Daniela è particolarmente sensibile alle tematiche razziali. Di recente ho rivisto Jungle Fever, il film del regista americano Spike Lee, che racconta dell'amore di un architetto nero per la sua collega bianca e del tentativo di impedire il loro rapporto da parte della comunità in cui vivono. E a questo punto interviene Peppe. Ecco, abbiamo detto a colloquio con la Costituzione. Vuol dire che questo libro, da cui stiamo leggendo questo brano, insomma, è un libro in cui ci sono tanti interventi dei ragazzi proprio, cioè di questi giovani. E cosa dice? L'ho visto anch'io, dice. E quello che mi ha colpito di più è il fatto che ancora oggi negli Stati Uniti bianchi e neri si odiano senza tregua, pur vivendo e lavorando gomito a gomito. E Rosanna, dobbiamo partire dalla consapevolezza che purtroppo è possibile che ci si ammazzi o si emargini qualcuno solo perché ha la pelle di colore diverso o appartiene ad una religione o a una tribù diversa. È il discorso che abbiamo già fatto, approfondendo quindi la nostra lotta, insomma, contro il razzismo, contro le disuguaglianze. E Daniela, è una consapevolezza però che deve indurre a una lotta per il cambiamento. E interviene Lorenzo. Occorre un lavoro costante e incessante per avere qualche risultato tra qualche decennio. E Marco, l'apartheid in Sudafrica però è stata sconfitta. Il partito di Mandela ha vinto le recenti elezioni. Attenzione, questo libro di Michele Del Gaudio è stato scritto nel 1995 e quindi evidentemente c'erano appena state le elezioni, il partito di Mandela aveva vinto. Ora sono passati quasi 20 anni dalla pubblicazione di questo libro, il processo è andato avanti, come ben sappiamo, e quindi diciamo sicuramente comunque l'apartheid ormai è qualcosa del passato, fortunatamente, almeno teoricamente parlando, dal punto di vista del diritto, della politica, eccetera, quel periodo lì è stato decisamente superato, ecco. Insomma, lì erano proprio i primi momenti in cui ci si rendeva conto che finalmente l'apartheid era stata sconfitta.
Sì, ci è voluto molto tempo, moltissimi morti e una tenacia incredibile, però, dice Davide. E Grazia, interviene. Nelson Mandela è rimasto in carcere per ben 28 anni. Effettivamente lui era stato incarcerato, diciamo, dal governo sudafricano, quando il governo sudafricano era appunto in mano ai bianchi e i neri erano emarginati. Solo perché voleva la libertà e la parità dei diritti per il popolo nero. Mi chiedo chi di noi ne sarebbe capace? Chi di noi sarebbe capace di stare in carcere per 28 anni per difendere i diritti suoi e di tutta la sua gente? E Mario, hai detto una cosa giusta, ma il coraggio delle proprie idee deve essere coltivato ovunque viene calpestato il diritto degli uomini alla libertà e all'uguaglianza. Interviene Marco. Le disuguaglianze razziali sono infatti tutte sullo stesso piano. Guai a fare troppe distinzioni. Dalle persone di colore, agli ebrei e palestinesi, quindi razzismo, non solo si attua contro le persone di colore, ma anche contro gli ebrei, contro i palestinesi, contro i musulmani, contro gli emigranti italiani, a quelli di qualsiasi altro paese del mondo. E razzismo anche la subcultura, cioè una cultura di basso profilo, una cultura di basso livello, che non è davvero una vera e propria cultura, no? Che contrappone nord e sud e i loro abitanti. Quindi, Terone, anche questa è una forma di razzismo, quella di giudicare una persona perché viene da un'altra regione, giudicare in malo modo questa persona. In Italia ne sappiamo qualcosa, questa è, insomma, la nostra storia, purtroppo, e ancora noi siamo intrisi certe volte di questo razzismo, cioè abbiamo i nostri pregiudizi sulle persone che vengono da una regione diversa rispetto alla nostra. I napoletani irridono i siciliani, cioè deridono, prendono in giro i siciliani. I romani, i napoletani, i milanesi sbeffeggiano i romani, non solo, come ben sappiamo. I tedeschi e i francesi maltrattano gli italiani del nord e del sud. Stavamo dicendo gli emigranti italiani. L'abbiamo già spiegato, l'abbiamo già ricordato. Fino a pochi decenni fa, noi eravamo soprattutto un paese di emigrazione. È solo da pochi decenni che siamo diventati un paese di prevalente immigrazione. E così gli italiani all'estero, in Belgio, in Germania, in Francia, eccetera, sono spesso un po' trattati, almeno erano un po' trattati in modo razzistico da queste altre popolazioni, dai francesi, dai tedeschi, eccetera. Quindi non facciamo agli altri quello che gli altri hanno fatto a noi fino a pochissimo tempo fa. Apriamo lo sguardo di fronte a queste persone, poveracci, che talvolta, come abbiamo visto, rischiano la vita, come è successo ieri, quando appunto sono morte tutte queste persone nel mare, nei pressi di Lampedusa. Il pericolo di diversità di trattamento entra in gioco anche per motivi di lingua, di religione, di condizioni personali, e interviene Anna. Non è giusto che solo perché uno è malato, disabile, omosessuale, separato, divorziato, matto, debba essere posto su un gradino inferiore nei diritti sul piano giuridico e comportamentale. E i ragazzi, discutendo fra di loro, dicono: attenzione però anche alle altre disuguaglianze. Non c'è solo una disuguaglianza basata, abbiamo visto, sul sesso oppure sulla razza o la provenienza geografica. Ma ci sono altre disuguaglianze, quella per esempio di chi emargina un altro perché è disabile. Quindi stiamo attenti a questo. Anzi, dobbiamo dimostrare la nostra intelligenza proprio accogliendo e cercando di aiutare in tutti i modi queste persone che magari hanno delle difficoltà. Oppure altri che si distinguono, perché noi abbiamo paura del diverso da noi. E Grazia interviene. Lo stesso discorso vale per le condizioni sociali. Il ricco e il povero sono uguali davanti alla legge e davanti agli uomini. Bisogna anche assicurare un'equa distribuzione della ricchezza. Interviene pertanto Grazia, sottolineando il fatto che, se ben ci pensiamo, ad esempio noi che abitiamo il nord del mondo, cioè nei paesi. Abitiamo nei paesi industrializzati, occidentali, eccetera, tante volte ci sentiamo superiori a quelli che abitano il sud del mondo. E ci sentiamo superiori anche per questioni economiche. Abbiamo visto anche in quel racconto che avevamo letto ieri, no? Ad esempio, quell'architetto si sentiva superiore a quella donna perché
anche per una posizione economica, sociale, che lui è una posizione, è un borghese, diciamo così, appartiene a una classe sociale più alta, più elevata, mentre l'altra persona magari appartiene a una classe sociale o svolge un lavoro, diciamo, molto più basso, umile, eccetera. State toccando argomenti salienti, dico, cioè, insomma, Marcello Del Gaudio ovviamente nel testo dice, state toccando degli argomenti importanti. In questo brano molti sono gli argomenti toccati dai ragazzi, magari alcuni approfonditi, altri no. Pensate al divario tra nord e sud del mondo, dice il professore. È contro ogni logica, prima ancora che contro ogni principio di diritto, che il 20% della popolazione mondiale, cioè i paesi occidentali, cioè noi, insomma, consumi l'80% delle risorse della terra. Ecco, questa è una prima disuguaglianza palese, evidente a tutti. Cioè il fatto che noi, ad esempio, possiamo abusare delle risorse della terra, mentre altri ne hanno pochissime. Infatti, ho visto una mostra recentemente in cui erano presenti due immagini scioccanti. Da una parte c'era l'immagine di una famiglia tedesca e di quello che in un mese consumava questa famiglia. Potete immaginare litri e litri di birra, formaggio e quant'altro che era presente di fronte agli appartenenti a questa famiglia. Nell'altra fotografia c'era una famiglia, se non erro, del Mali o comunque di un altro stato dell'Africa, che era raffigurata con tutto quello che mangiava nel corso di un mese questa famiglia. Si vedeva un sacco come posso dire, di semi, ecco, e poche altre, diciamo, radici o cose del genere lì a fianco. E questo doveva servire per sfamare, forse riso, non so, o miglio, qualcosa del genere, doveva servire per sfamare tutta quella famiglia per un mese. È sconvolgente questo. Del resto, se voi guardavate questa fotografia, capivate subito la differenza. Per esempio, tutti i membri di quella famiglia tedesca erano sovrappeso, nel senso che avevano, cioè, mangiavano più del necessario, diciamo. Mentre tutti i membri di quella famiglia africana erano invece magri, molto, molto magri. Vi sembra giusta una cosa di questo genere? Ecco, non so, voi cosa dite riguardo. Però questa è una realtà, questo è un dato di fatto, cioè non è una cosa che. Forse non è una cosa su cui abbiamo riflettuto tanto, ma è una realtà, è un dato di fatto. E allora ci riflette Michele Del Gaudio e dice. Vi sembra giusta una cosa di questo genere? È che l'80% degli abitanti della Terra, cioè i paesi del terzo mondo, benefici solo del 20% della produzione planetaria di beni e servizi. Prima o poi questo nodo esploderà e non sono prevedibili le conseguenze per tutti. Per ora i paesi poveri stanno mandando i migranti che cercano migliori condizioni di vita alla loro estrema povertà. E questo l'abbiamo visto anche ieri. Cioè questi poveracci. Ieri per esempio si diceva, no? Anche sui giornali oggi si dice, la presenza di stati politici e di rivoluzioni interne in Egitto e in Libia ha ulteriormente, diciamo, aperto le frontiere a questi avventurieri che salpano alla volta dell'Italia. Per cercare in tutti i modi, perché loro comunque nei loro stati di origine vivono nella miseria più assoluta e quindi sono disposti anche ad affrontare il rischio, come abbiamo visto ieri, della morte in mare, pur di cercare insomma di cambiare la loro condizione. Chissà se fra qualche anno o decennio non premeranno con le armi, se loro invece di semplicemente di cercare uno sbocco, non so, di approdare sulle nostre coste e di cercare lavoro. Se loro invece prendessero le armi contro di noi per conquistare il benessere economico-capitalistico di cui godiamo noi, peraltro le nazioni ricche fanno ben poco per offrire strumenti di crescita sociale ed economica al terzo mondo,
che invece è allettante oggetto di attenzione per prendere materie prime a poco prezzo e manodopera a basso salario, o anche per vendere armi. Cioè, se noi fossimo più aperti all'umanità, capiremmo che è un nostro problema, un problema anche nostro, quello di andare incontro a queste difficoltà, alle difficoltà della gente, che la gente vive in questi paesi. Invece cerchiamo di sfruttare, abusare di loro ancora più di prima. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.